Vediamo adesso che cosa sono le distorsioni. Le distorsioni sono come si può modificare la realtà. Quindi sono strategie che dobbiamo stare attenti perché ci sono, quando delle persone le utilizzano con noi, ci fanno percepire una realtà diversa. Le distorsioni o deformazioni, perché distorsione o deformazione è un sinonimo, quindi in alcuni casi possono essere distorsioni o deformazioni, è un qualcosa che ad esempio utilizzano molto spesso i narcisisti. I narcisisti utilizzano molto spesso le distorsioni o le, come possiamo dire, o deformazioni, ma anche i manipolatori, perché vanno a deformare la realtà. E quindi le persone che sono succubi, tra virgolette, di una deformazione o di una distorsione, non percepisce la realtà e quindi tende a essere manipolata. Sono tutte forme che vengono utilizzate, tra virgolette, dai manipolatori, da persone che manipolano, da persone che non ti fanno percepire la realtà per com'è. Una distorsione, è la nominalizzazione. La nominalizzazione trasforma, deforma, un'azione in un sostantivo, fondamentalmente. Qua risiede la famosa frase per cui tutto quello che non può essere messo in una carriola è una nominalizzazione. Ricordatevi, come faccio a capire se si tratta di una nominalizzazione o no? Se questa cosa può essere messa in una carriola, non è una nominalizzazione. Se invece non può essere messa in una carriola, è una nominalizzazione. Per esempio, se io dicessi una frase del genere, mi ha preso la tristezza e sono rimasto a casa. Allora, la tristezza, perché preso è un verbo, prendere, ma la tristezza è un qualcosa che posso mettere in una carriola? La tristezza è qualcosa che posso mettere in una carriola? Oppure no? Nelle carriole che cosa ci posso mettere io? Ci posso mettere, diciamo, ci posso mettere ci posso mettere, un oggetto. Quindi la tristezza è una nominalizzazione. Perché non è un verbo e non è un oggetto. Beh, nella carriola posso mettere la sabbia, però posso mettere anche una pietra, posso mettere qualunque cosa che sia un oggetto. Quindi, se non è un verbo e non è un oggetto, è una nominalizzazione, perché è un qualcosa di indefinito. Mi ha preso la tristezza e io dovrei, se non specifico, per specificarlo, dovrei dire: ma che cosa significa che ti ha preso la tristezza? Nominalizzazione si intende un verbo che l'ho fatto diventare un nome. La nominalizzazione è un verbo che io l'ho nominalizzato come un nome. Perché un verbo rappresenta un'azione, quindi rappresenta un qualcosa che si può trasformare, qualcosa che può cambiare. Mentre un nome, no, la tristezza non la posso cambiare, è un concetto nella quale uno proietta qualcosa, ma è un qualcosa che non riesco a modificare. E invece, se fosse un verbo o se fosse un oggetto, lo potrei modificare. Se io dico. Quindi la domanda che devo fare è: ma cosa intendi tu per tristezza? Se tu dici ho
avuto la tristezza, un senso di angoscia, mi ha preso lo stomaco e ho sentito, che ne so, una pesantezza allo stomaco, bla bla bla, specifico che cos'è la tristezza. Perché non è un verbo, perché se io dico, ad esempio, provo amore per lui, non è un verbo, è diverso da dire mi sono innamorato di lui, perché come mi sono innamorato potrei anche disinnamorarmi, ma se io dico provo amore per lui, l'amore lo posso mettere in una carriola? No, è un verbo, no, quindi è una nominalizzazione, è una deformazione della realtà, perché prova amore, ma è amore è un qualcosa che non ha un significato proprio, è un significato soggettivo. Quindi allora tu dovresti dire, ma esattamente che cosa provi per lui? E allora se tu dici, che ne so, penso questa persona 10 volte al giorno, e beh, allora pensare un'azione lo penso 10 volte al giorno. Questo è un qualcosa. No, innamorata non è lo stesso perché io mi innamoro, tu ti innamori, egli si innamora, noi ci innamoriamo, voi vi innamorate, essi si innamorano, è un verbo. Innamorare è un verbo. Il verbo è per definizione un qualcosa che si trasforma. Io mi sono innamorata di lui e poi mi sono disinnamorata di lui. Io mi sono innamorato di lui e poi mi sono disinnamorato. Ma se io provo amore, l'amore non può cambiare, è un concetto, è uno di quei concetti, potremmo dire, impermanenti, se vogliamo. Se vogliamo utilizzare una terminologia del buddismo tibetano, è uno di quei concetti impermanenti. Quindi non è soggetto a trasformazione. Quindi se tu provi amore per lui, vuol dire che il tuo cervello, diciamo, continuerà a provare amore. È chiaro questo esempio? Ma lo stesso discorso, allora, le nominalizzazioni possono essere anche positive. Le nominalizzazioni, se noi le sappiamo usare, se io dico io provo felicità, la felicità è una nominalizzazione, anche questa, perché la felicità non posso mettere in una carriola, ma io se la uso consapevolmente, vuol dire che mi indirizzo, diciamo, no? Quindi tutto quello che può essere usato al negativo può essere usato anche al positivo, perché se è vero il verso, è vero anche l'inverso. Quindi la nominalizzazione è un qualcosa che possiamo utilizzarlo in modo positivo e in modo negativo. Non tanto chiaro, ma questo non è tanto chiaro. Non è tanto chiaro perché siete gnugni, cioè perché non è tanto chiaro perché non avete intelligenza. Non è tanto chiaro perché non avete intelligenza. L'intelligenza è una nominalizzazione o meno? Non è tanto chiaro, se io vi dico non è tanto chiaro perché non avete intelligenza. Che sto facendo? Se l'intelligenza la potete mettere in una carriola o non potete metterla in una carriola? No. E quindi se io ti dico non è tanto chiaro perché non hai intelligenza, che a parte che è un concetto non definito, però praticamente è come dire ti sto tarpando le ali. No, se tu dici a un bambino tu non hai intelligenza, tu non hai intelligenza, questo non potrà mai acquisire l'intelligenza perché se non ce l'ha, non ce l'ha. Se invece io dico non è tanto chiaro perché non riesci a comprendere quello che io sto dicendo, beh, allora è un qualcosa di diverso, perché comprendere è un verbo, io comprendo, tu comprendi, egli comprende, noi comprendiamo, voi comprendete, si comprendono. Io non riesco a comprendere quello che tu dici, ma il comprendere non lo comprendo adesso, domani posso comprenderlo. Non so se mi sono spiegato.
Il nostro cervello funziona in questo modo. Questi sono studi che hanno fatto le neuroscienze. Quindi, se voi volete penalizzare qualcuno brutalmente, usate una nominalizzazione, deformate la realtà, deformate la realtà. Quindi, spero che sia chiaro quello che io ho detto. Quindi, se io dico non hai intelligenza, è una penalizzazione pesante, mentre se io dico non comprendi quello che dico, beh, lo potrai comprendere un giorno. Adesso non lo comprendi, ma poi verrà il giorno che lo comprendi. Quindi stavo dicendo che le neuroscienze, funzionano in questo modo. Quindi le nominalizzazioni, ma lo approfondiremo la prossima volta, perché adesso le nominalizzazioni sono delle cose estremamente potenti, sono delle deformazioni paurose della realtà. Quindi fate attenzione alle nominalizzazioni, perché dovete imparare a comprenderle e dovete imparare anche ad utilizzarle, però, perché, ripeto, c'è sempre questa doppia ambivalenza. Ma le neuroscienze, il nostro cervello funziona in questo modo. Dobbiamo imparare come funziona il nostro cervello per usarlo, per non farci manipolare e eventualmente per manipolare le situazioni.